Buon pomeriggio a tutti amici e benvenuti in questa nuova live di Yo-Kai Watch Blasters 2 Spada. Oggi, come avete letto dal messaggio fissato in alto, si gioca a Blasters T, visto che comunque sia va ancora tanto, io non me ne sono reso conto. Ho detto vabbè, mettiamoci pure Blasters T in mezzo e via così, facciamo anche un po' di Blasters. Allora, eccoci qui. Rovine della forza, ah c'è questo boss prima. Questo capitolo ancora ha dei boss trascurabili, mentre il prossimo ha dei bei boss. E mentre cercavo il titolo da mettere al video, mi stavo riguardando i video di Magnum. E ci stava la cinematic che arriverà nel prossimo capitolo. Io stavo morendo dalle risate per quello che accade con Whisper. Yo-Kai Watch è un RPG, giusto? Sì, è un RPG. Anche piuttosto carino. Oddio, è un po' vecchio stampo, eh. È uscito nel 2013, non è che nel 2013 potessimo chiedere roba troppo nuova. Oh, eccoci qui. Arriva il vecchietto. Bonjour. Ah, è lei, signor Granchio Anziano. Bene, ragazzi, è giunto il momento di prendere l'ultima spada del tesoro. Ci siamo, gna. Non avevo dubbi. Non potete fallire. Senza la terza spada non potremmo risvegliare Bamba Ryer. Dovete essere pronti a tutto. Signor Granchio Anziano, va tutto bene? Sembra diverso. Vorrei unirmi a voi nell'esplorazione dell'ultimo covo, se possibile. Ma cosa? Ma è pericoloso! Ma questo da giovane andava a schiacciare i mostri con il solo bastone davanti alle fighette. Ma che fai? Non vai venire con noi oggi? Non preoccuparti, i tuoi amici mi proteggeranno. Ah, pure! Non devi neanche crepare allora. Allora immagino che sia tutto a posto. Tuttavia, se doveste avere problemi, cerchi di mettersi subito in salvo. Non si preoccupi, Granchio Anziano. Siamo cerca tesori esperti noi. Indiana ha ragione. E poi possiamo sempre usare il signor Squalone e Zomberg come esche. Ben detto, andiamo. Ah. Bushio! Quanto va giù veloce pure questo. Che delusione. Aiuto. Vabbè, non posso dire che delusione perché sono potentissimo tipo. E nonostante siamo di alto livello, ci sta prendendo le mazzate. Ci sta prendendo. Ah, ok, fa le animelle. Ah, meno male. Mamma mia. Ok. A caso lo faccio. Ma ha preso. Non pensavo di essere in linea, ma ci stava. Sì, la musica è figa, sì. Hai trovato una spada del tesoro. E lì c'è ancora... Che poi quello è lo scudo Kajibanyan, in realtà. Ecco, sì, ora ci sono due Jibanyan. Ma il testo va da solo? Vabbè. Per qualche motivo... Per quale motivo dovrebbe... Vabbè, sì, però il test... No, ragazzi, il testo va da solo. Si è buggato. Non fate a caso a quello che ho detto. Venite con me. Non sembra neanche... fammi leggere! Niente, si è buggato. Va da solo. Vabbè, fa nulla. Non è neanche troppo compiaciuto. Non è il vero Granchio Anziano. Va da solo. Chissà chi è allora. Devo dire che siete stati molto più abili. Credo. Facevo anche a te questo problema. Allora è della patch proprio. Probabilmente. Perché le patch in genere si buggano a caso con i testi. Può succedere. Però se... non mi hanno detto nulla però. Potrebbe essere un problema di alcuni. Questo è il rapigatto, secondogenito, è un mago nell'arte del travestimento. E se avesse fallito, suo fratello maggiore non l'avrebbe perdonato. Però lui non delude mai, quindi ora vuole la spada del tesoro. Non gliela daremo mai. Abbiamo affrontato covi insidiosissimi per averla e non te la daremo. Sì, abbiamo capito. Ci proverò. Spatto Bundorik. Poi dovrebbe essere Spat. E non Spatto, comunque. Io l'ho tradotto Spatto nel video, come un coglione, perché... Non so, mi piaceva Spatto.
Alcune volte faccio scelte di cui poi mi pento. Vieni con me tu, quanto sei? 56. Ah, tanto questi vanno rivenduti. Proveremo un replace del file del sistema per sicurezza, ma non penso che sia della patch il problema. Ma no, infatti, non. Ho detto non per forza è della patch, però se a voi non ha dato problemi, allora può essere che alcune ROM dà il problema. Ad alcuni lo fa, ad altri no. Potrebbe anche essere perché su 3DS, magari su Citra non lo fa, non lo so. Ci sono tantissime possibilità. Guarda, neanche mezz'ora di live e già abbiamo finito il primo capitolo. Vabbè, qua va da solo, va. Ragazzi, non lo so, quello che riesco a leggere. Ben detto, quando collaboriamo non c'è avversario che ci resiste. Ok. Che stupidaggini. Bene, quindi adesso cosa facciamo con lui? E se lo uccidessimo? Sì. No, no, scherzavo. Se non ricordo male, non eri da solo l'altra volta, giusto? Eh già. Zombro, che cosa vuoi fare? Fidatevi, il nostro amico qua sa bene di cosa sto parlando. O mi sbaglio? Oh, ora ho capito il tuo piano. Volete che vi porti dalla mia famiglia, non è vero? Hai colto nel segno, come immaginavo. Quindi andremo nella tana dei nemici, eh? Sarà di certo interessante. Come volete. Ehi, perché stai ridendo adesso? Beh, io sono un ottimo ladro, ma mio padre e mio fratello sono migliori di me. Vi avviso subito, se vi mettete contro di noi non avrete scampo. Tuttavia, se il vostro amico ci tiene a farsi spaccare in due, non lo so, mi invento qualcosa. Vabbè. Comunque sì, adesso si affronta la famiglia Bundori a completo. Si affronta la figlia, il padre, il fratello, o meglio, Giacomiao. Il padre e anche la nonna, se non sbaglio. Però il padre è più forte di tutti. Ero al livello 35 quando l'ho affrontato la prima volta e era piuttosto resistente. Allora, adesso faccio una cosa. Provo a vedere se me lo fa anche al prossimo capitolo. Ah, ok, quindi si salva, perfetto. Se me lo continua a fare, provo a resettare il gioco. Lotta all'ultimo graffio. Sembrava una T, ma una F. Infatti non mi riportava all'inizio. Vediamo un po'. Eccola qua, Felina. Giochi online oggi? Sì, ma appena finiamo il secondo capitolo, cioè questo. Qualche consiglio per terrori, Zen. Yokai che hanno un attacco elevatissimo, alta difesa, tipo Emma all'antico, Jonpin. Se vuoi un curatore alpina che ti rianima, o Fukuro Kuju, che rianimano. Uno di quei due che sono buoni. No, non la prende perché stava attaccando. E vattene. Ora ora. Si crede di essere questa. No, ragazzi, niente, non chiedete i numeri agli altri in chat che non va bene, eh. A parte verrebbe bloccato, ma mai dare il numero online su YouTube. Non lo fate. Guardi anime, al momento mi sto recuperando la quinta stagione. No, la quinta, l'ultima stagione di Seven Deadly Sins che è uscita a settembre. E sto guardando Haikyuu anche. Mi sto rivedendo Dragon Ball per l'ennesima volta perché è sempre piacere vedere Dragon Ball. Un altro no, mi sto guardando serie TV, sto guardando X-Files. Law and Order. Che è abbastanza carino come serie TV. Se ti piacciono i polizieschi, certo. Ma di Inazuma Eleven ci sono parti del gioco che non posso registrare? Hai presente il mio gameplay di Big Bang? Ti bloccano quando si presenta. Non mi sfugge il nome. Ozrock. Non puoi registrare quando partono con il Galaxy Express. Quella pure me l'hanno censurata la parte. Anzi, mi hanno proprio buttato giù il video. Quei maledetti della Riot Multimedia. Quei cani, non li perdonerò mai. Perché non è che ho fatto contesta il claim del copyright. Dico solo, guarda, puoi evitare di bloccarmelo in mondovisione? No, mi hanno proprio cancellato il video. Non si può fare! Non puoi cancellare un video di una persona.
Quindi hanno fatto... Signor YouTube? Può cancellare questo video che viola il mio copyright? Malva, Ezio, levate. Oh. Perfetto. Proprio bravi a Rete Multimedia. Quella me la sono legata al dito. Quella non la perdonerò mai. Hai mai cercato Rule 33, 34 di Yo-Kai Watch? Sì, come no? A voglia. Anche per curiosità, non so, non per... Hai capito, no? Non è che uno va a cercare i disegni per esplicare il suo amore, se vogliamo metterla così. Anzi, su Pixiv ci sono proprio gli artisti che fanno hentai. Proprio c'è la categoria di artisti. Bravissimi. E ci fanno un sacco di soldi, da quello che ho capito. Non possono proprio dire guadagno preciso, ma... Ah, tra ieri, poi che è successo ieri, ragazzi? Cioè, quello che si è saputo ieri. Ah, ecco, ancora va da solo. Però stavolta sembra che vada più lento. Quindi forse si può leggere. Avete fatto risparmiare... Ah... Ci avete condotti fino al tesoro e ora ve lo ruberò da sotto il naso. Ok. È uno dei Bundori. Esatto, Blasterucoli, sono felicomico Bundori. Wow, un gioco di parole molto sofisticato. Indiana, se fossi in te non mi prenderei il gioco di lui. L'avete capita, no? Voi siete Blaster, si è chiamato Blasterucoli. Ma che sta dicendo? Non lo sa neanche lui. Volete una battaglia? Ok. Peccato che non riesca a leggere tutto perché... Fatti sotto simpaticone. Maci, dai. Braccio a catena. Going Blender. Questo è duro. Ci sei in centra. È tosto questo, accidenti a lui. Anche su DeviantArt alcune immagini particolari. Sì. Sì. Però DeviantArt è un po' come Gelbur e come Pixiv. Ci sono anche artisti che fanno immagini belle. Proprio fan art davvero carine. A volte ho chiesto ad alcuni per la thumbnail, però non mi hanno mai risposto, ma vabbè. Per fare una thumbnail un pochino più carina per alcuni video di Yo-Kai Watch 3, ma non mi hanno mai risposto. C'è chi tirava all'ok, ma proprio... Due mi hanno detto ok, ma gli altri proprio zero. A parte poi l'ho cambiato alcune, perché... Me le sono fatte trovare da un amico, alcune, e poi mi ritrovo sotto i video... Ma perché hai rubato questa fanart? Ma come ho rubato la fanart? Niente, praticamente questa persona mi ha detto... Non è che non siamo più amici, però insomma... Ha detto, guarda, queste fanart ho chiesto il permesso di usarle, quindi se vuoi usale. Va bene, però alla fine non era vero. Comunque, fa nulla, non è un problema, dai. Oh, e adesso... Funziona checkpoint su giochi fisici? Sì, certamente. È una trappola. Ok, è una trappola, è vero. Questo sembra un timone, uno di quelli che si trovano sulle navi. Che occhio. Forse dobbiamo farlo roteare. Ci penso io. Fermo, sei impazzito per caso? È evidente che si tratta di una trappola, Jibainen. Non toccarlo assolutamente. Incredibile, questi giovani d'oggi si lasciano sempre... Bravo, Indiana, bravo. A primo blaster farmare è difficile, sì. Sì. Sbaglio, il pavimento si sta muovendo. Ma sta bimba migliore di tutti, no? Mo' perché mi è caduto l'occhio e voglio capire la situazione. Ha detto che mi faceva un video contro. Ieri... Per curiosità ho controllato, ma ancora niente. Boh.
Mi mandasse la gente a insultare, che me ne frega. Non ci posso fare niente. Se non ci arrivano a capirlo col cervello. Non è colpa mia. Dove siamo? Guardate, è un altare! E al suo interno... Non ci credo! Quella è la pietra di Bambarayar. Che succede? Le tre spade del tesoro stanno brillando di nuovo. Cosa significa? Che bello, finalmente abbiamo ottenuto la pietra di Bambarayar. Ora ne siamo ufficialmente in possesso. Forza, andiamocene subito da qui. Ottima idea, Nia. Forza! E ora? Mate! Are o miro! Machi ni matta ze, kono toki o. Mata omae tachi ka. Ojo giwa ga warui zo! バンバラヤの秘宝が復活ってことはいるんだろ壺の妖怪叶えんですやはりお前たちも来たかしつこい奴らめ水どういうこと参ったぜ本当にその姿のままなんだな母ちゃん母ちゃん わかるかい、母ちゃん。オイラだよ。ずっとずっと探してたんだよ。お母さん、ブンドリー一家の？で、それが壺の妖怪？どういうこと？バカ、行くな、タント。今の母さん、母さんじゃないんだ。まだ小さかったあいつには話してないんだ。母さんと壺の妖怪が合体していることを。 なんだこいつは。離れろ。ちがりだ。やばいぞ。なんだ、塔が変形する。秘宝を前にしてこんなことが。タント、タントはどこだ。ごめんよ。 みんなの足引っ張ってばっかでさ。瓦礫が。タント、動くな。待ってろ。兄ちゃん今行くからな。ここはわしとばあちゃんに任せろや。その通りだよ。親父、ばあちゃん、バスターズとの戦いでもう力が。ハッスルしすぎたかのう。<笑> ありがとうよ、バスターズ。弟を頼むぜ。おい、スパッと切れね。親父たちを追うぜ。奴と決戦だ。 行きましょう。 兄ちゃん、みんな。 おい、 奴らが上の階に追うぞ。 さあ、急げ、 ウィスパー。 ウィス！ この流れで私に来ます。 いやいやいや、おかしいでしょ。 お前が一番その輪っかの半分に近いんだよ。右に回して床を上げろ。そうだ、早くやれ。穴が閉じるぞ。右って言ったらどっちです。いつも私が鼻をほじほじする方のね。こっちがやってるかなんて知らないよ。ですよね。そう、こっち。こっちが右って。
はい、息吸って右に力を入れて回す。おい、ハンドルは右から回しちゃったら左に行くだろう。ういす、何やってんだサメ。ecco, ora ci siamo. Ragazzi, sta scena è terrificante. Per quanto è bella. Davvero terrificante. Troppo bella. Allora, non parlavo perché appunto volevo un attimino proprio godermi la scena. Morte certa è la traduzione letterale del nome, ovvero Kanaendes. Ah, perché Des è morte, ok. Kanae. No, non lo sapevo. Sapevo, potevo immaginare Death, tipo, perché loro, vabbè, giapponesi hanno un modo loro di pronunciare la TH. Comunque, vabbè, finalmente siamo fuori. I Bundori però sono sicuramente ancora nella torre. Oh, è Koma-san. Oh, e ora, grandaggio. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuori dalla torre. Cosa? Sei con uno dei Bundori? Te la rivolta al cervello? Calmatevi, lui è grandaggio ed è buono, non è come gli altri. Fidatevi di me. Voi che dite, ragazzi? Io non mi fiderei troppo di un Bundori. Non c'è bisogno che vi ricordi di tutti i problemi che ci hanno causato. Vi supplico, Blaster Steel, aiutatemi a ritrovare la mia famiglia. Ma voi cosa ne pensate? Non è ovvio? Noi siamo i Blasters, aiutiamo sempre chi è nei guai. Ti aiuteremo, ma prima un po' di ciocco ricarica, giustamente. Quella è una barretta di cioccolato. Esatto, un regalo per il mio stomaco. Ah, ok, non era per grandaggio. Bene, sono pronto adesso. Allora, da dove iniziamo a cercare? Oh. Beh, mi pare di aver capito che la pietra di Pancia Raiar l'abbiate presa voi. Pancia Raiar? Tutti ci considerano perfidi ladri, ma in realtà rubiamo per un motivo preciso. Anche noi siamo alla ricerca di qualcosa. O meglio, di qualcuno. Per caso poco fa ti riferivi alla pietra di Bamba Raiar? Ragazzi, io vorrei unirmi a voi! Ma questo tizio parla sempre con la bocca piena? In ogni caso ho capito quello che voleva dirci. Ecco, prendi. Wow, grazie di cuore, Bijanyan! Veramente sarebbe Gibanyan. Comunque non c'è di che, chi ama il cioccolato non può essere cattivo. Guarda me, io ne sono l'esempio lampante. Giusto. Ok, se Gibanyan si fida, è per forza. Ora abbiamo sia il pietra di Bamba Raiar che una nuova chiave. Forza, non c'è tempo da perdere. Dirigiamoci a piano superiore. Sì, fra una settimana magari, Anzi no, fra 5 giorni per la precisione. Grandaggio, saresti disposto a mostrarci la strada, per favore? Cosa? Che domande? Certo che sono disposto. Koma-san e tutti voi, ora siete i miei amici, che bello. Tanto Bundori. Però non c'entra nello schermo. Ottimo. Molto bene, ora continuiamo con le nostre spedizioni. Aspettavo che entrasse nel medaglium. Oh, perfetto.